Porgere l'altra guancia, cedere il proprio vestito, il proprio denaro, sono gli esempi concreti dell'amore cristiano che rifiuta la violenza e sceglie piuttosto la via della misericordia, perché quella della rappresaglia non porta mai alla soluzione di conflitti. Il Papa all'Angelus si è soffermato sulla rivoluzione provocata da Gesù, che sovverte l'antica legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, e chiede invece ai suoi discepoli non di subire il male, ma di reagire ad esso con il bene per spezzare le catene della malvagità, cambiare il mondo ed essere artigiani di comunione e fraternità. Il male, in fondo, ha detto il Papa, non è altro che un vuoto e si può riempire soltanto con l'amore. Quindi il Pontefice ha insistito sulla differenza tra giustizia, che è nostro dovere chiedere e praticare, e la vendetta, espressione brutale dell'odio e della violenza, che non è mai giusta, mai necessaria. D'altra parte, rifiutare la vendetta non vuol dire rinunciare alla giustizia. Infine ha rimarcato l'importanza del comandamento dell'amore per il prossimo, proposto da Gesù nella pagina odierna del Vangelo, insistendo sulla richiesta più forte e difficile da mettere in pratica: amare non solo gli amici, piuttosto i nemici, in una prospettiva magnanima simile a quella del Padre. Anche il nemico, infatti, è una persona umana, creata come tale a immagine di Dio, sebbene al presente questa immagine sia offuscata da una condotta indegna. Quando parliamo di nemici, non dobbiamo pensare a chissà quali persona diversa o lontana da noi. Parliamo anche di noi stessi, che possiamo entrare in conflitto con il nostro prossimo, a volte con i nostri familiari. Quante inimicizie nelle famiglie, quante. Pensiamo a questo. Nemici sono coloro, anche chi parlano male di noi, che ci calunniano e ci fanno dei torti. E non è facile digerire questo. A tutti costoro siamo chiamati a rispondere con il bene, che ha anch'esso le sue strategie, ispirata dall'amore.